Nella storia dello sport è pieno di talenti fortissimi in allenamento ma anonimi in gara, come di campioni che hanno raggiunto le più alte vette pure sembravano non dotati di così grandissimo talento, di successi inspiegabili come di fallimenti, di delusioni soprattutto inspiegabili. Cos'è che rende forte un atleta? Il talento. Rende forte la costanza, la caparbietà, l'allenamento costante, il metodo. Ma non è tutto. Quello che veramente fa la differenza tra un ottimo talento che non si perde e un campione, sia a livello professionistico, ma sia nella tua storia, nella mia storia, nella storia di qualsiasi sportivo amatoriale, è l'attitudine, è la testa, la mentalità. Cos'è che caratterizza un atleta forte a livello di attitudine, di mentalità, di approccio alla gara, ma anche di approccio all'allenamento? E questa mentalità è anch'esso un talento naturale o possiamo lavorarci e raggiungerlo? Ho analizzato e ti racconterò 7 aspetti fondamentali che fanno parte della mentalità di un campione, ma che tutti noi possiamo fare nostri o in parte già facciamo nostri, che se li interiorizzerai, li farai tu, ti aiuteranno a raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi, a consolidarti, a farti diventare un runner più forte, ma soprattutto uno sportivo più soddisfatto di te stesso e delle prestazioni. Detto che di te stesso devi essere comunque soddisfatto, se non molli, se sei costante, che è già un aspetto molto ma molto importante. Vediamo questi 7 aspetti, resta fino alla fine, poi scrivimi nei commenti quali di questi aspetti fanno già parte di te, quali ti sembrano irraggiungibili, quali non ti sono chiarissimi. Una cosa su cui bisogna fare chiarezza ed essere capaci è avere una buona capacità di analisi su quello che ti accade e dividere in fattori interni, cioè quelli che tu puoi governare, quelli che tu puoi dirigere, quelli su cui tu puoi lavorare, e i fattori esterni, cioè quelli che sono gli imprevisti o semplicemente le condizioni in cui ti alleni, in cui gareggi, le cose che succedono, su cui non puoi praticamente fare nulla, quindi è inutile stare lì a rimuginare. Puoi intraprendere delle azioni che anticipino gli imprevisti, ma allo stesso tempo non puoi stare lì a studiare tutta la casistica possibile e immaginabile degli episodi sfigati che ti possono capitare. Quello che puoi fare è quindi lavorare su te stesso, su quello che puoi governare in totale capacità, prenderti le responsabilità e smettere, se lo fai, di lamentarti di tutto ciò che ti accade ma su cui non puoi fare nulla. Non lamentarti, ma prenditi le responsabilità. Non dico che non devi essere consapevole del fatto che hai fatto una gara a 40 gradi e quindi dovevi andare forte come se ce ne fossero stati 10. Certo che serve un'analisi oggettiva, ma è inutile star lì a rimuginare o a chiedere scusa. A volte abbiamo questa cosa di chiedere scusa agli altri perché non abbiamo fatto quello che noi ci aspettavamo da noi stessi, come se pensiamo che gli altri abbiano questa aspettativa, ma ne torneremo a parlare. L'altro consiglio ci arriva dai latini, errare umano, perseverare diabolico, non ripetere sempre gli stessi errori. Vedremo quanto gli errori sono importanti per crescere, ma allo stesso tempo dobbiamo anche essere consapevoli. L'errore di partire sempre troppo forte, l'errore dopo un infortunio di farsi prendere dall'entusiasmo e fare troppo in troppo poco tempo. Sappiamo che abbiamo due velocità, una velocità di adattamento aerobico più veloce di quello dell'adattamento muscolare tendineo. Senza avere paura di sbagliare, perché l'errore fa parte di un percorso di crescita, ma non ripetere sempre gli stessi errori. Esiste il fallimento? Sì, esiste. Il fallimento esiste. Esiste. Non facciamo la retorica che non ho fallito, ho imparato. È vero, impara dai tuoi fallimenti, ma i fallimenti esistono, ma parliamone serenamente, cioè non ci dobbiamo vergognare di aver sbagliato o di non aver raggiunto l'obiettivo, magari se neanche facendo veramente errori così macroscopici, però impariamo. Lo dicevo prima, facciamo tesoro di quello che ci accade, non lamentiamoci ma facciamo tesoro, impariamo dai nostri fallimenti. E soprattutto, e questo l'aspetto, il terzo aspetto fondamentale, non molliamo se falliamo.
se teniamo veramente a quell'obiettivo, se ci tenevamo veramente, se non era una boutade così, beh, allora non devo mollare perché ho fallito una volta. Devo continuare, devo cercare di non ripetere lo stesso errore, di imparare da quel fallimento, e se poi fallisco di nuovo non devo mollare. Sono famosi le citazioni di Michael Jordan, che quanti tiri ho sbagliato rispetto a quelli che ho messo a segno e questo hanno reso il campione che ero. Però è veramente, la storia è piena di sportivi che le Olimpiadi le hanno vinte una volta e altre tre non le hanno vinte, però ci ricordiamo di quella volta che le hanno vinte, e non vincerle li ha portati a vincere, oppure non le hanno vinte dopo che avevano vinto, ma questa cosa gli ha insegnato comunque qualcosa. Nella mentalità degli sportivi forti c'è prendere il fallimento come uno strumento di crescita, ma soprattutto il non mollare. Gli sport per crescere, per raggiungere risultati, hanno bisogno di tempo. Beh, dirai, io conosco uno che non aveva mai corso, ha fatto una mezza, l'ha vinta, o comunque è arrivato su. Sì, ma ognuno deve misurarsi su se stesso. Probabilmente quel tuo amico o quella persona che conosci ha un talento, una predisposizione per correre una mezza in un'ora, la sparo, ma non si era mai allenato, la prima volta che l'ha fatto in un'ora e 14, e tutti sono rimasti impressionati. Ah, cosa mi alleno io da anni se non farò neanche mai un'ora e 25, un'ora e 30 o due ore. Ognuno ha il proprio percorso, ha la propria genetica, ha la propria storia sportiva. Vedo tanti runner che iniziano e dopo tre mesi vorrebbero fare la maratona, che ha tempi di adattamento lunghissimi, sicuramente più di un anno, ok? Poi anche qui dipende dalla storia sportiva, ma non è uguale per tutti. Non bisogna avere impazienza, perché l'impazienza porta a farsi male, porta a non raggiungere i risultati come si potrebbero raggiungere, porta a non consolidare i risultati, porta a una mentalità non vincente, perché se io do tempo al tempo, costruisco un percorso solido che mi porti al risultato, i risultati saranno migliori, saranno consolidati, faranno parte di un percorso che ti sei sudato e che ti ha condotto al vero successo tuo personale. E in questo ti aiuta a fortificare una mentalità vincente. Saper aspettare, sapersi anche godere i micro traguardi di miglioramento, saper affrontare quei momenti in cui invece non migliori, ma è quel momento di affaticamento, di appannamento, di adattamento a quel nuovo sportivo che stai diventando. Mi raccomando, questo è un aspetto fondamentale, la pazienza. Aspetto imprescindibile è non guardare al passato, o meglio, saper guardare bene al passato. Ho fatto prima l'esempio dell'atleta olimpionico che un'edizione ha vinto e 4 anni dopo invece non ha vinto nulla. Ma quell'atleta in 4 anni è cambiato, gli sono successe cose. Questa è la stessa cosa che dovremmo fare noi. Non dobbiamo guardare al passato in due sensi. Il primo è una cosa che appartiene a tantissimi runner. Cioè, ho iniziato a correre molto tardi, perché prima facevo un altro sport, prima facevo vita sedentaria. Quindi cosa succede? Succede che magari hai dei buoni risultati e dici, cavolo, ho iniziato a correre a 40 anni. Se avessi iniziato a 25 anni, cioè rimuginare su quello che poteva essere o non è stato. E in generale a rimuginare se avessi fatto quella scelta invece che quest'altra scelta, non crea una mentalità vincente. Crea grosse ansie, crea grosse preoccupazioni, toglie convinzioni. L'altro è guardare al passato, a quello che magari eri in grado di fare. Capita che una volta uno correva una mezza in 1:30 e oggi fatica a riconquistare 1:40. È uno dei milioni di esempi che si possono fare. Beh, l'età è un fattore, ok? Alleno runner che hanno fatti personali dopo i 50 anni e loro magari dovrebbero dire, se avessi iniziato a 30 anni, perché il punto non è che io ho ricette magiche, è che hanno iniziato a lavorare in un certo modo da più grandi, ok? Allo stesso tempo però la realtà è quella che è, non quella che vorremmo, come dice sempre Velasco. E quindi guardiamo al passato per imparare, come abbiamo visto fino adesso, imparare dagli errori, imparare anche dai successi, quindi cosa ha funzionato e cosa mi conservo per continuare a far funzionare le cose. Questa è una cosa che ci può affossare o innalzare. Ci affossa se rimuginiamo, se pensiamo a quello che eravamo o a quello che saremmo potuti essere, ci aiuta se conserviamo
quello che ha funzionato e lavoriamo su quello che non ha funzionato. Guardiamo il qui ed ora e guardiamo il futuro con degli obiettivi che ci stimolino. Questo sì, in questo senso guardiamo la linea temporale. Aspetto fondamentale è il discorso delle scuse, degli alibi, un po' ne abbiamo parlato. Non trovare scuse né prima, né durante, né dopo. Prima della gara perché ci sono gli imprevisti, fanno parte del gioco. Adattati, prendi contromisure e sappili accettare. Durante, perché se durante la gara delle cose non stanno funzionando, non stai andando al passo che ti saresti aspettato, sbagli qualcosa, se inizi a rimuginare ho sbagliato, cosa di qua, cosa di là, perdi un sacco di energie e perdi la mentalità vincente che ti può sostenere nei momenti di difficoltà. Proprio ti stai sabotando in questo caso. E poi c'è il dopo. C'era il vento, era caldo, i ristori facevano schifo. Sì, sono tutte analisi oggettive, va bene. Prendi le falle, ma non usarle come scuse, come alibi. Ricito Velasco, voglio schiacciatori che schiacciano bene, palle alzate male. Cerca di pensare così. Non vuol dire che non devi far finta che certi fattori oggettivi ti abbiano penalizzato. Però tu devi dire, ok, io ho dato il massimo a fronte di queste cose qui. Questa è la cosa su cui ti devi interrogare. E poi non devi fare un processo giudicativo. Non c'è nessuna corte, non devi rispondere a nessuno, non ti pagano per correre o per fare sport. Devi semmai fare un'analisi che ti aiuti a migliorare sotto questo punto di vista senza fare, ripeto, un processo a quello che è successo. Nessuna giuria, nessun giudice. Prima di vedere l'ultimo aspetto importantissimo, ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Questo mi aiuterà a produrre altri video, consigli su allenamenti. È un apprezzamento al mio lavoro, se me lo vuoi dare, e anche un like. Mi fa molto piacere. E poi se lo vuoi condividere con amici sportivi, amiche sportive, ben venga. Vediamo l'ultimo aspetto. Osare. Sì, perché preparo tutto in testa, ma posso osare. Però osare con la testa. Cioè, non è che se io ho un ritmo gara su cui ho lavorato per mesi, vado e giro 30 secondi, 40 secondi, un minuto più veloce. Quello non è osare, quello è fare harakiri. Osare ha diversi significati. Provare sì a fare un po' di più di quello che sembra che sia il tuo limite, per assaggiare com'è la situazione. Ma non solo. Ci sono runner forti che però cercano le gare dove non ci siano altri runner forti, perché vogliono dire che hanno vinto. E non è la mentalità da campione. La mentalità del campione è andare a confrontarsi con atleti più forti di te e prendere anche delle scoppole. Ci sta. Però vai a confrontarti con quegli atleti lì se vuoi crescere. Perché se continui a crescere nel tuo orticello, in realtà non cresci. Poi è chiaro, non è che ti dico di andare a fare le gare internazionali, mondiali, però ragionare su questo aspetto del dire, ok, ma io voglio dire che arrivo primo, secondo, terzo, o voglio dare tutto me stesso, cercare di conoscere i miei limiti? Per conoscere i tuoi limiti ti devi confrontare con quelli che hanno dei limiti più alti dei tuoi. Vinci, perdi, chi se ne frega, hai avuto il coraggio di farlo. Questo è un aspetto, secondo me, imprescindibile nella mentalità vincente, se voglio far bene. Non sto dicendo che chi ha paura di qualcosa non possa avere la mentalità vincente. Qui non stiamo facendo giudizi, non stiamo mettendo né buoni né cattivi, stiamo trovando degli spunti su cui lavorare per migliorare. Voglio dimostrarti ora quanto veramente la testa possa fare la differenza nel risultato e nel risultato di una maratona. In questo video qui ho analizzato i risultati, tutti i risultati della maratona di Berlino, e ti dimostro quanto la testa possa fare veramente la differenza nel risultato di una gara.